Ciao amici, bentornati in un nuovo video. Oggi a tema Animal Crossing, un altro gioco che adoro e che ha fatto gran parte della mia infanzia. E quindi ho deciso, perché non portarlo anche qua? Del resto, durante la quarantena è stata veramente una manna dal cielo, non solo per me ma per tanti, tantissimi videogiocatori. In questa prima piccola parte ho deciso di farvi vedere la mia casetta, diciamo la mia umile dimora, anche se ho ingrandito la casa più che potevo. E questo sarà un breve video solo per mostrarvi appunto come ho arredato la mia casa, così che magari potete prendere degli spunti o darmi dei consigli. Allora, questo è l'ingresso. Io amo lo stile giapponese, il mio sogno è proprio andare in Giappone e quindi mi sono un po' ispirata proprio alle case giapponesi, anche se ovviamente come potete vedere ci sono degli elementi dell'arredo tipo questo divano che con il Giappone non ci incastrano niente, però mi piace molto ed è rilassantissimo. E soprattutto perché in un ambiente così rilassante vi consiglio di mettere vecchi dolcetti che hanno delle canzoni del nostro amato KK, nemmeno troppo adatti alla cucina stessa. Però in compenso mi piace molto come è venuta, poi io adoro utilizzare e interagire con gli oggetti. Questa cosa che ci si può cambiare anche nei frigoriferi tutte le volte mi fa morire da ridere. E qui c'è il mio pesciolino rosso. Andando invece verso destra troviamo il bagno, che è una stanza che ho decorato in maniera molto molto attenta e minuziosa e forse è la stanza che tra tutte quelle della casa mi è piaciuta di più, per come è venuto fuori il risultato finale. La trovo anche questa estremamente rilassante. Il rumore dell'acqua che scorre è veramente veramente il top. E poi io adoro accendere tutto ciò che si può accendere, come vi dicevo, quindi tutti i rubinetti aperti, facciamo una sorta di rave party dei rubinetti. Di qua, invece, andando verso l'alto, troviamo la mia camera da letto. Tengo sempre la luce spenta perché adoro tenere questa luna accesa, la trovo estremamente rilassante. Poi qua ci sono i miei piccoli animaletti domestici, un uccellino e un criceto. Tutto ciò che possiamo avere come animaletto domestico io lo prendo perché sono una grandissima amante degli animali. Adesso andiamo a vedere la stanza piano di sopra, che è la stanza dello streaming. Ossia, visto che come vi ho detto ultimamente faccio molte live sul sito Viola, ho deciso di creare una stanza a tema. E più che streaming diciamo che è la stanza videogiochi. Ovviamente questa è la postazione da streamer, come potete vedere. Poi abbiamo di qua il biliardino per un incontro con gli amici, mentre da quest'altro lato abbiamo invece l'angolo dello studio, perché ahimè studio. E di qua un trenino, perché mi piaceva molto. Tra l'altro in terra qui abbiamo un oggetto che ho dimenticato. E adesso andiamo a vedere invece la stanza al piano di sotto. Ebbene sì, questa stanza non gli ho ancora dato uno scopo. Ho messo il burro libreria manga perché ho pensato che potrebbe essere proprio una libreria. E io, essendo una grande amante del mondo del Giappone, amo anche i manga e gli anime ovviamente. E quindi pensavo di mettere due bei divani e creare un ambiente in cui poter leggere e rilassarsi. Però devo ancora scegliere e infatti sono proprio qui per chiedervi, mi date una mano a scegliere come fare questa stanza? Il tour nella mia casetta si conclude qui, come vi ho detto l'ho decorata come meglio potevo ma ci sono tante cose da cambiare e sarei molto curiosa di sapere cosa ne pensate e se avete qualche consiglio da darmi, qualche oggetto in particolare che vi piace. Io ho cercato di seguire, diciamo, il mio stile, anche se un vero stile proprio definito non ce l'ho. E questo invece all'esterno, che è molto semplice. Se poi volete vedere altri video sulla mia isola e su come ho decorato tutto il resto, basta che me lo scriviate qui sotto. Da questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao amici! Come vi avevo promesso, ecco un nuovo video. Spero vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto un po' compagnia. Faccio questo piccolo stacco pubblicitario alla fine per chiedervi: avete sentito quante volte ho detto rilassante durante tutto il video? Qualcuno ha contato il numero preciso? Perché l'ho detto veramente troppe volte. E mentre montavo il video mi sono resa conto di questa cosa e volevo vedere se anche voi ve ne eravate accorti. Ad ogni modo, come sempre, vi ricordo che adesso faccio le live sul sito Viola, lunedì, mercoledì e venerdì alle 9. Anche se oggi, che è giovedì, farò una piccola eccezione. Se qualcuno di voi vede questo video e vuole passare stasera, è il benvenuto, mi farebbe super piacere. Noi ci vediamo a un prossimo video e ciao!